Ebbene sì, a quanto pare Dragon Ball potrebbe davvero arrivare su Fortnite. E tra poco non vedo l'ora di leggere tutti quanti i commenti di persone che mi verranno a dire: ma Monkey Simon, avevi detto che Dragon Ball non sarebbe mai arrivato su Fortnite, ci hai mentito! Ma ci arriveremo con calma a parlare di tutto ciò. Prima però, cari Monkeys Monkeys, vi invito ad inserire il codice Monkey Simon all'interno dello shop di Fortnite. Se lo farete, darete un ulteriore grande supporto al canale, oltre a quello che già fate ogni giorno. Quindi, salve, io sono Monkey Simon e questa 21.20 non sembra offrire tantissimi contenuti a livello di quantità, ma a livello di qualità invece c'è veramente tanta sostanza. Appunto c'è la collaborazione con Dragon Ball che vi ho appena accennato, che potrebbe essere realtà a breve, a quanto pare, ma soprattutto ci sono importanti cambiamenti a livello di mappa e anche a livello di gameplay, seppur pochi per l'appunto. La quantità non è proprio il punto forte di questa patch. Partiamo subito parlando della mappa e del gameplay, che sono gli aspetti fondamentali del gioco inteso come tale. La mappa ha subito un cambiamento, cioè appunto il tempio di cui vi accennavo giorni fa, quello vicino ai Jones, che adesso è a tema Indiana Jones, quindi le radici dell'albero non hanno sostituito il tempio che c'era prima con l'agenzia, che a quanto pare era il tag di oggetti riciclati per le nuove strutture che cambiano ad ogni partita, ma proprio un tempio a tema Indiana Jones che si sbloccherà già da oggi se non sbaglio. Mentre per le altre città come Canyon Condominiale e Stretto Sonnolento, che dovrebbero subire la stessa sorte di Deposito Trusciolandia e del Butter Barn, aspettiamoci appunto dei cambiamenti nel corso di questi 14 giorni, perché poi la prossima patch sarà l'ultima prima della pausa di Epic, e quindi ci sarà un lungo periodo di stop per quanto riguarda le novità su Fortnite. Ci si aspetta che i 14 giorni d'estate, o con tutte quante le skin e le varie sfide, si terranno proprio durante la prossima patch, quindi per ora niente estate, sebbene la season sia estiva. Mentre la pioggia di leak che ha dato il via a questa patch è iniziata con l'annuncio del nerf dei colpi in testa della mitraglietta da combattimento, salvo poi scoprire che è stata voltata sempre in questa versione del gioco per aggiungere la mitraglietta a carica. Mitraglietta a carica che ormai non ci speravamo più, perché si pensava che fosse la spara seghe che hanno aggiunto nella scorsa patch e che si vedeva nel trailer del pass battaglia, e invece l'hanno messa per davvero e funziona esattamente come ve l'ho descritta nel video in cui era stato trovato il tag di questa mitraglietta a carica. Chiaramente mentre sto registrando questo video ancora non ho avuto la possibilità di provarla. Concettualmente sembra molto bella, perché il funzionamento è identico al carica, solo con il funzionamento della mitraglietta, quindi tieni premuto, carichi il colpo, ma invece di esserci un colpo di fucile a pompa con tutti quanti i pallettoni c'è la raffica della mitraglietta, ok? Non so però come si potrebbe sposare con il no build, perché anche il fucile a carica con il no build potrebbe essere molto pericoloso, perché le costruzioni almeno proteggevano, avevano un vantaggio tattico con il funzionamento di quel pompa. Non ho idea quindi come si potrebbe sposare il funzionamento del carica su una mitraglietta nell'attuale no build, che è la modalità più giocata. Ci sarà quindi da vedere come si sposerà un'arma del genere con gli attuali ritmi di gioco e con le attuali regole di gioco, che sono ben diverse rispetto a quando è stato introdotto il carica per la prima volta. Ma curioso sarà anche il portatile, che tornerà molto ma molto presto, presumibilmente martedì prossimo con il content update, perché se faranno la stessa identica cosa del lasciare tutte quante le armi in entrambe le modalità, cioè quella classica, la battle royale con le costruzioni e la no build, di fatto il portatile fungerà da costruzioni in no build, quando non si può fare, non si può manco editare. Ma a prescindere sarà un gradito ritorno, ritorno che in no build potrebbe comunque funzionare esattamente come le attuali barriere, che credo che per la modalità con le costruzioni siano inutili, tranne quando le devi applicare sui veicoli, quindi è una sorta di scambio, una sorta di par condicio. Mentre tornando un'ultima volta sulla mappa, a quanto pare sono state apportate delle piccolissime modifiche, tipo questa sorta di skate park vicino al santuario, sulla spiaggia, e forse potrebbe esserci il ritorno della palla gigante. So che c'era addirittura la paperella gigante, spero che torni anche quella. Però non ho la più pallida idea di quale funzionamento avevano questi oggetti all'interno della mappa di Fortnite, quindi qua sotto nei commenti scrivetemelo e istruitemi. Per quanto riguarda le skin, appunto come vi ho già accennato all'inizio del video, la quantità è davvero poca. Ci si aspettava che questa potesse essere la patch con tutte quante le skin estive, così non è stato, quindi adesso si riporranno le speranze direttamente per la prossima, tra 14 giorni. Ma le skin che hanno presentato non sono del tutto deludenti, perché sono stati annunciati due bundle che fanno parte tutti quanti dello stesso set, con tanti default sia maschili che femminili, e tra questi c'è addirittura Genesi. Tra le donne c'è, vabbè, la solita Ramirez, e a sorpresa Lusso. Questo Genesi potremmo definirlo temporaneamente Genesi Gang, ma comunque sia il suo abbigliamento, così come quello di tutti quanti gli altri default sia maschi che femmine, richiamerà con i vari stili tutte quante le stagioni del capitolo 1, quindi 10 stili con tutte quante le season, e il colore sarà caratteristico delle varie skin che hanno caratterizzato le varie season, quindi che ne so,
per la stagione 8 del capitolo 1 ci sarà Banana, per la stagione 5 ci sarà Drift e via discorrendo. Carina come idea, eh? Un po' unexpected perché è molto fuori tema, ma dopo che abbiamo visto una vampira a Pasqua non mi stupisco più di tanto. Hanno aggiunto la possibilità di poter rimuovere o mettere i tatuaggi sulle gambe di Jules e Steve, non so come la potrebbe prendere Lele viste le ultime vicende legate a quella skin. E poi per quanto riguarda le skin, basta, è stata annunciata una nuova Galaxy per il torneo Galaxy, ma sinceramente non mi interessa. A quanto pare era pure una skin dei Survey che avevo completamente rimosso, quindi pensate quanto mi è interessata, pensate quanto mi ha colpito e quanto mi è rimasta impressa. Sono state aggiunte nuove parti del corpo di Snap, di cui la maggior parte sono regolor di quelle già esistenti sin dall'inizio della stagione. Ripeto, Snap skin deludentissima, aveva del potenziale infinito, non è stato sfruttato, al contrario Chimera, che è veramente brutto, offre molto ma molto di più, e qui fa molto riflettere la situazione. E non so che cosa pensare, veramente potevano fare molto ma molto di più. Ma ora passiamo alla bomba, al pezzo forte di tutto quanto l'aggiornamento, ciò che farà parlare i giocatori da qui fino all'uscita ipotetica delle skin, che a quanto pare sembra essere molto più concreta che in passato, e cioè la collaborazione con Dragon Ball. Come mai adesso si sta parlando più di prima di una collaborazione con Dragon Ball, visto che prima c'erano solo e soltanto teorie? Beh, perché è stato trovato un asset all'interno dei file di gioco che è questo qui, che richiama tantissimo, sia per estetica sia per il logo, Dragon Ball con la Capsule Corporation. Sapete, no? Quelle strutture, quei veicoli istantanei che tu basta che li getti e se diventano a grandezza scala 1 a 1. Avete capito, no? Quindi sì, dopo Naruto, Dragon Ball potrebbe diventare realtà su Fortnite. Non sto scherzando, non vi sto prendendo in giro, sentirete sicuramente la stessa identica cosa da altri creator. Stavolta non è un clickbait da parte degli youtuber fake, perché se ve lo sto dicendo io con quasi assoluta certezza, non è una cazzata, perché fino a poco fa vi dicevo che Dragon Ball su Fortnite non poteva essere possibile e che dovevate diffidare dai fake. Ma come mai ho detto fino a poco fa che Dragon Ball non poteva essere possibile? Chiaramente non perché mi andava di mentirvi, anche perché ne andrebbe della mia credibilità, ma perché Toriyama è noto per non fare collaborazioni al di fuori del Giappone, al di fuori dell'Oriente e al di fuori dei suoi colleghi mangaka. Visto che in questo periodo storico va tanto di moda fare gli weeaboo, le persone dovrebbero saperlo, molto ma molto più di me, che weeaboo non sono. Questo discorso lo devo fare per forza, non rivolto ai miei iscritti che sono normodotati di cervello e che quindi capiranno al volo che cosa sto cercando di dire quando parlo di collaborazioni impossibili, ma è rivolto a quelle persone, probabilmente degli analfabeti funzionali, futura classe dirigente del paese, purtroppo, che non ha capito che quando parlo di collaborazioni impossibili non sto esprimendo degli assoluti, e quindi le condizioni che ho spiegato sul perché una collaborazione è impossibile è contestualizzata al periodo in cui ho fatto il video. Se tra 2 anni Nintendo cambia politica, grazie al cazzo che poi dopo i Pokémon li potresti vedere multipiattaforma, ma siccome sappiamo che Nintendo attualmente non vuole fare collaborazioni al di fuori delle sue piattaforme, i Pokémon su PlayStation e su Fortnite non li vedi manco col cannocchiale. Toriyama, che in 30 anni, manco io c'ho 30 anni, non ha mai collaborato con nessun brand che non fosse orientale o comunque sia giapponese o legato ad altre opere manga e anime, ha collaborato con Fortnite perché probabilmente avrà visto anche il buon esito di Naruto e si è convinto che forse mettere Dragon Ball su Fortnite è una buona idea. Poi, conoscendolo, è parecchio avido, quindi avrà visto, o meglio sentito, il profumo dei soldi, avrà detto sì, va bene. Quindi spero che tutte quante le mie precedenti affermazioni su Dragon Ball che non arriverà mai su Fortnite vengano commentate solo da qualche simpaticone che vorrà finire volutamente su commenti di qualità, perché se qualcuno lo andrà a scrivere seriamente, mi dispiace per lui, poraccio, pensa che vita ha vissuto fino a mo. Ma ora, cari Monkeys Monkeys, qua sotto nei commenti voglio sapere la vostra. Cosa ne pensate di questa 21.20 e che cosa ne pensate delle novità introdotte? E soprattutto che ne pensate di Dragon Ball, visto che molte persone erano speranzose nonostante ci fossero 0 indizi fino all'altro ieri. Sì, c'era la Kame House, però quella poteva essere soltanto una mera citazione. Questo asset è nettamente più concreto e fa subito pensare che la collaborazione sia imminente. La sezione commenti di questo canale è a vostra più completa disposizione e sapete pure che ve leggo molto ma molto volentieri. Vi ringrazio per tutto quanto l'immenso e infinito costante supporto che date ogni giorno al canale, sapete pure che apprezzo tantissimo, e infatti, dovuti e meritatissimi ringraziamenti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video.
Non c'ho vita, ok. Sparano col cecchino. Simone, dove cazzo sono attaccato? Dove? Gualti? Gualti? Guarda! Gualti? Sono attaccato a nulla! È proprio la magia del Gualti Day di luglio! Gualti! Ti tiro giù io, Gualti! Lo distruggo io l'oggetto divino! Non si rompe, Gualti! Non si rompe! Gualti! Simone! Gualti! Simone! Gualti! Simone! Gualti! Simone! No, Gualti! Vomitare. Ti prendo! Lascia la presa, Gualti!